È stato denominato Tour del Degrado, quello che a partire dal primo pomeriggio di oggi ha attraversato alcune delle arterie strategiche di Roma, nello specifico l'ottavo e il nono municipio, per testimoniare la situazione di incuria ed abbandono in cui versano delle zone fondamentali della città. A promuoverlo Luciano Ciocchetti, esponente di Forza Italia, accompagnato tra gli altri dal consigliere capitolino Ignazio Cozzoli. Quasi un reportaggio sul campo di quelle criticità che si annidano nel locale, tra quartieri popolosi e strutture importanti della capitale, a cui si chiede una risposta concreta ed urgente. Un segno appunto di un filo di abbandono che purtroppo sta permeando troppo questa città, che andrebbe governato in maniera assolutamente diversa, non chiudendo gli occhi o otturandosi il naso, ma cercando di affrontare i problemi che ci sono. Non sono facili da risolvere, però credo che invece un sindaco e un'amministrazione dovrebbe occuparsi di più di questi problemi. Le cose più pericolose sono questa condizione che consente di poter fare tutto, come se non esistessero più regole: 50 palazzi occupati, il Teatro Valle occupato, gli accampamenti che possono nascere in qualsiasi parte della città senza che nessuno dica niente, quelli che abbiamo visto sono lì da mesi e nessuno è mai intervenuto, il discorso di abbandonare opere pubbliche che hanno visto anche ingenti risorse dell'amministrazione e quindi dei cittadini spese, che sono lì abbandonate e probabilmente in Campidoglio neppure sanno che esistono. Quindi è un po' tutto questo qui, segno dell'abbandono da una parte e poi una cultura del tutto possibile che provoca però grossi problemi anche alla convivenza civile dei cittadini. Il giro amplissimo ha toccato punti nevralgici delle zone interessate, a partire dal piazzale antistante la stazione di Tor di Valle, proseguendo per il laghetto dell'Eur, poi zona Eur Magliana sotto il ponte di Via del Cappellaccio e passando per Spinaceto. Ultime tappe piazza Giovanni da Verrazzano e la limitrofa piazza Pecile.